Bentrovati a una nuova edizione sportiva di Ora Qui. Abbiamo con il baseball, i Toronto Blue Jays concludono la serie delle quattro gare giocate con i Los Angeles Angels con due vittorie e due sconfitte, continuando così l'andamento altalenante della stagione. Ieri ha tolto le castagne da fuoco per i Blue Jays di Morales con un home run decisivo al decimo inning, portando la franchigia torontina a una vitale vittoria per 7-6. Una sorta di vendetta dell'ex, visto che Pumpano è servito proprio con gli Angeli nel 2006 e ha militato nelle sue file per 6 anni. I Blue Jays stavano per dilapidare un vantaggio su 7, ma poi sono riusciti a vincere sul filo di lana, bloccando il volo degli Angeli. I Toronto Blue Jays sono quarti ad East con 36 vittorie e 41 sconfitte, a dire il vero più ombre che luci, e mentre siamo in onda stanno giocando in trasferta contro Houston Astros per tentare il decollo mai riuscito quest'anno. E parliamo di calcio locale, di MLS, arriva l'altra sconfitta per i Toronto FC che vengono rimontati, battuti per 2-1 allo Yankee Stadium dai New York City FC. Dopo il vantaggio di Victor Vázquez al 37esimo, palombella morbida dello spagnolo che plane a rete superando Johnson dopo un lancio intercontinentale di Aulo. I Reds deflagrano nella ripresa, il norvegese barbuto Berghette prima prova il pari, mischia tra una serva di gambe al 51esimo con un tacco extra lusso trafficcendo di nervo e polo, e poi trova il 2-1 con un diagonale mortifero al 68esimo dopo una verticalizzazione divina di Maximiliano Morales. Una grande giornata per l'ex primavera di Udinese che ha giocato anche con Celtic Glasgow e Malmö. Esordio positivo quindi per Dominique Torrent dopo che Verà si è trasferito sulla panchina del Nizza, l'ex assistente di Guardiola, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, ha un previaro tattico di alto lignaggio. Arriva l'ottava sconfitta stagionale per i Toronto FC, la quinta in trasferta, che non riescono a uscire dalle acque di bassa classifica con un penultimo posto con solo 15 punti. La zona playoff non è molto lontana, solo 6 punti, ma bisogna darsi una svegliata, altrimenti diventa una chimera la risalita. First half was okay. I think both teams had a fair number of chances first half. Again, we just, you know, I think as a group, as the game progresses and it evolves, you know, we need to just continue as a group to evolve with the game, right? And continue to work through different guys showing up in different places, communicating to one another, continue to work through the tough moments, things like that. And, you know, it's one of those. This is a team that will show you different looks and different guys will show up, and you've got to be able to adapt within what you're trying to do to make it efficient. And over the course of the game, we just, especially on the defensive side, we weren't very efficient, which cost us a lot of energy. And then you could see between energy, humidness, all that, we started to fade a little bit on the physical side. You know, aside from that, we've got guys coming back from different places. You know, Justin, this is his first 90. He's cramping up. He's gasping. Nico trying to get his first 90 again. Obviously, Aro then goes down, so he's forced into that first sub a bit. Vic has been kind of managing the squad issue, and he started to have a hard time playing things over distance, shooting, any of those types of things. So we went with an adjustment there.